Dopo la prima affermazione esterna in stagione, ottenuta grazie al 2-1 in rimonta ai danni del Sud Tirol, lo Spezia di mister Serena era fermamente intenzionato a continuare il cammino nel segno dei tre punti, contro una Triestina giunta al picco senza lo squalificato Curiale e l'infortunato Allegretti, ma con un Godes in ottima forma, capocannoniere del girone con 10 reti realizzate sino a questo momento. Per provare a vincere il posticipo del lunedì, il tecnico veneziano schiera dal primo minuto il neoacquisto Mora in difesa bassa a sinistra, dirottando Ferrini sulla fascia opposta. A centrocampo, complici le squalifiche di Carrobbio, Madonna e Papini, le scelte sono quasi obbligate, con Buzzegole e Bianca ad impostare a recuperare palloni, Testini e Casoli sulle fasce e Junca a muoversi a supporto dalla prima punta evacuo. Dopo il sentito minuto di raccoglimento in memoria del giovane operaio caduto sul lavoro a Trieste, è lo Spezia a fare la partita, con le alabardate di mister Galderisi a provare a ripartire in contropiede senza nemmeno troppa convinzione. Junca e l'ex di turno Testini mettono spesso in difficoltà la macchinosa retroguardia ospite, causando ben 3 ammonizioni nei primi 20 minuti di gioco. E non è un caso che il primo vero pericolo alla porta difesa da Viotti nasca da un calcio di punizione di Buzzegoli, una fucilata che si stampa sulla traversa, strozzando in gola l'urlo del picco. Al 30° invece l'intero impianto di Viale Fieschi non le manda a dire al signor De Benedictis di Bari, che non ravvisa alcuna irregolarità nell'evidente tocco con il braccio di Lima, che tuttavia, come si vede dalle immagini, permette alla nazione di Andorra di controllare la sfera e non farla arrivare al ben appostato evacuo. Poteva starci il calcio di rigore, condito dal secondo giallo per il difensore di mister Galderisi. Al 41° la continua pressione dello Spezia porta ancora una volta Buzzegoli alla conclusione, ma il tiro potente, pochi passi entro l'area ospite, trova preparato il giovane Viotti, che vola e devia la sfera sopra la traversa, consentendo ai suoi di tornare negli spogliatoi con la porta inviolata. Nella ripresa il copione non cambia, anche se la Triestina sembra intenzionata a provare qualcosa di più in avanti. Tuttavia la prima occasione sono gli acquiotti a passare in vantaggio, grazie al solito Junco che si infila tra le maglie della difesa alla bardata. Prova la prima conclusione sventata da Viotti, ma poi nel tentativo di avventarsi sulla respinta, il portiere ospite li frena addosso, causando il penalty in favore dell'uomo di mister Serena. Sul dischetto si presenta ancora una volta il bomber di Pompei Felice Evacuo, che nella serata in cui Totti si fa parare il rigore da Buffon, si esibisce nel gesto tecnico tipico del capitano giallorosso, ma con miglior fortuna. Un cucchiaio perfetto che non lascia scampo al numero 1 ospite e fa letteralmente impazzire la curva ferrovia. Mister Galderisi capisce che per agguantare il pareggio la sua Triestina deve usare di più, così sostituisce Motta con De Vena e il neoentrato si rende subito pericoloso, sorprendendo Luccioni e toccando al centro per Godeas, che da buona posizione non inquadra la porta. Al 27° ancora Buzzegole ad impegnare Viotti dalla lunga distanza, direttamente dal calcio di punizione, mentre al 30° della ripresa la partita cambia nuovamente risultato, questa volta in favore della formazione ospite. Pinares batte una punizione dalla sinistra e Lima trova un colpo da biliardo incredibile, colpendo di prima intenzione con il sinistro e mandando la palla prima a sbattere sul palo alla sinistra di Russo e poi ad infilarsi alle spalle dell'attonito portiere Aquilotto, fino a quel momento spettatore non pagante. Nel finale lo Spezia prova a riversarsi in avanti, ma sul calcio d'angolo di Vannucchi a 10 dal termine, il colpo di testa di Luccioni trova un super Viotti a dire di no, con il portiere ospite bravo a respingere con i pugni in volo plastico. Nell'arrembaggio finale ci provano sia Ferretti che Vannucchi, ma il risultato non cambia, con lo Spezia costretto a doversi accontentare di un punto a dir poco stretto, ma frutto anche di un'ormai nota difficoltà nel chiudere le partite di trovare la via del gol, dato che nelle ultime 3 sfide interne i gol Aquilotti sono stati tutti griffati da Evacuo, ma tutti e 3 a seguito della trasformazione di un calcio di rigore. Ora lo Spezia chiuderà l'anno con l'insidiosa trasferta di Latina, sperando di limare qualche punto alle posizioni playoff e togliersi così dal limbo del centro classifica.